e speriamo che la visibilità sia buona. Ma la delusione era dietro l'angolo. Io sono Giulia e normalmente vivo sulla mia barca a vela, ma in queste settimane sto esplorando l'Ecuador con uno zaino in spalla. Iscrivetevi al canale e unitevi al viaggio. Nell'episodio precedente abbiamo nuotato in mezzo a squali e leoni marini a Isla Isabela. Oggi ci godiamo i nostri ultimi giorni alle Galapagos con un obiettivo molto preciso. Buongiorno amici, abbiamo cambiato isola, siamo partiti da Isla Isabela dove ci trovavamo prima e adesso siamo a Santa Cruz, a Puerto Ayora, che è l'unica città di Santa Cruz. È stato un po' difficile trovare i biglietti per il traghetto stamattina, che poi in realtà è una barca a motore, cioè una piccola barca a motore, però siamo riusciti a prendere il traghetto delle 6 e quindi adesso siamo già qua, sono le 9:30, siamo in questo ostello molto carino con queste amache molto verde, fa caldissimo, per questo che ho la maglia a maniche lunghe perché il sole scotta veramente tanto. Abbiamo utilizzato mezz'oretta, un'ora per pianificare i prossimi passi del nostro viaggio e adesso prendiamo le biciclette e andiamo a esplorare l'isola, andiamo a fare un po' di snorkeling e speriamo che la visibilità sia buona. L'obiettivo della giornata era quindi quello di trovare una bella baia per fare finalmente snorkeling nell'acqua cristallina, motivazione principale del mio viaggio alle Galapagos. Ero rimasta un po' delusa dall'acqua torbida di Isla Isabela e speravo in una rivincita qui a Santa Cruz. Per questo ho affrontato ore di cammino sotto il sole cocente per arrivare a Baia Tortuga, il luogo dove mi aspettavo di fare finalmente apnea senza problemi di visibilità. La camminata mi ha portata sulla spiaggia più bianca che io avessi mai visto. La candida sabbia faceva da tela per il mare che, come un infinito pennello guidato da un pittore invisibile, la tingeva di ogni sfumatura di blu. Un vero paradiso, maledetto soltanto dalla corrente fortissima che impediva di immergersi nell'acqua. To say, please make the strain go away, pretender. Dopo quella vista, sono arrivata a Baia Tortuga piena di speranze, ma la delusione era dietro l'angolo. L'acqua era la più torbida che io avessi visto alle Galapagos. Dopo una breve nuotata, rassegnata, mi sono consolata con un almuerzo in città, cioè un pranzo completo per soli 5 dollari. La città di Puerto Ayora è molto più turistica e caotica rispetto a Puerto Viamil, ma gli animali non sembrano curarsene. Sono stata molto soddisfatta della scelta dell'ostello, proprio perché mi ha offerto un angolo di tranquillità nel verde quando la vita in città o il sole diventavano troppo intensi.
Ciao amici, buongiorno, sempre qui da Santa Cruz, dall'isola centrale delle Galapagos. E sono le 7:30 di mattina e adesso ci stiamo preparando per andare a fare un'escursione di snorkeling. Andremo su un'altra isola, Isla Pinzón, e poi ci fermeremo su una spiaggia chiamata La Fe, lungo la via, andremo in barca ovviamente. E non vedo l'ora di fare snorkeling. Spero che la visibilità sia buona e spero di vedere qualche altro animale. La prima tappa dell'escursione è stata La Fe, una spiaggia di Santa Cruz. La barca si è fermata a qualche decina di metri dalla costa e noi siamo saltati giù in acqua per raggiungere a nuoto la riva. Nell'acqua bassa abbiamo nuotato insieme a pesci colorati, piccoli di squalo e tartarughe. Sarei rimasta lì a sguazzare per ore. Raggiunta la spiaggia, ci siamo incamminati tra rocce vulcaniche e vegetazione. Una bella camminata che ci ha donato una nuova prospettiva sulle acque nelle quali ci eravamo immersi poco prima. Dopo un'altra ora in barca a tutta velocità, abbiamo avvistato Isla Pinzón, dove speravo davvero con tutta me stessa di trovare l'acqua cristallina. Baby, don't move now. Baby, don't move. We gotta stand still right now, where I can see you. There's a feeling in my heart so strange. Maybe I don't want you to change. Just stay the same. Everything will be okay. Promise I will always wait for you to go and find your own way. Thank you.
primo sguardo al panorama sottomarino, le mie speranze sono state soddisfatte. Una moltitudine di pesci mi ha avvolta in un abbraccio colorato e i leoni marini si sono esibiti in spettacoli di giochi subacquei e coreografie armoniose. Anche le tartarughe mi hanno fatto un saluto. Avrei voluto continuare ad immergermi in apnea per ore. Avrei voluto fluttuare ancora lì, in quell'acqua di cristallo, insieme ai suoi straordinari abitanti. Ma purtroppo è presto giunta l'ora di andare. La guida del tour ci ha richiamati tutti all'ordine e ci ha fatti risalire in barca. Quando si partecipa ad un'escursione guidata, si raggiungono luoghi speciali come questo, ma si rinuncia in parte alla libertà di esplorarli in autonomia con i propri ritmi. Il giorno successivo, prima ancora dell'alba, ho preparato lo zaino, camminato fino al molo e mi sono ritrovata in mezzo ad una folla di turisti e leoni marini per affrontare un viaggio di 3 ore su una barca diretta a Puerto Barquerizo Moreno, sull'isola San Cristóbal. Sulla barca, noi passeggeri eravamo stipati come sardine. Nonostante il poco spazio e gli spruzzi, mi sono comunque goduta il panorama sulle altre isole. Arrivata a San Cristóbal, ho raggiunto l'ostello a piedi e mi sono rifocillata con una colazione al volo. L'isola di San Cristóbal è il centro amministrativo delle Galapagos, dove è anche sede l'università, ed è una via di mezzo tra le altre due città dell'arcipelago, più grande di Puerto Viamil, ma meno caotica di Puerto Ayora. Una piccola perla non lontana dalla città è Playa Man, una spiaggia tropicale con zone ombreggiate che ho utilizzato come zona di relax e produttività per organizzare le tappe successive del viaggio insieme ai miei piccoli aiutanti, leoni marini, granchietti rossi e iguane. Ma in generale sono i leoni marini a tenere banco sull'isola, soprattutto alla sera, quando si esibiscono in spettacoli sonori e talvolta rincorrono i turisti con fare aggressivo. L'obiettivo del mio ultimo giorno alle Galapagos, e scusate se divento ripetitiva, era quello di trovare una baia con l'acqua cristallina dove poter esplorare il mondo sottomarino senza una guida, in totale libertà. Determinata a realizzare il mio desiderio, ho affittato una bici e percorso una decina di chilometri in bici e poi altri 5 a piedi sotto il sole, fino alla Loberia, la baia sulla quale avevo proiettato tutte le mie speranze di aspirante sirena. Thank you.
E finalmente, dopo più di una settimana di tentativi, ho trovato quello che cercavo qui alle Galapagos. Sono entrata in contatto con la natura in modo pieno e incondizionato, senza più avere la sensazione che mi mancasse qualcosa. Forse è stata l'acqua intorno a me, finalmente cristallina, a farmi sentire così. O forse è stata la presa di consapevolezza della verità che ho potuto vedere nella trasparenza di quell'acqua. La verità è che la natura non è lì a nostra disposizione solo per essere ammirata da noi. Che un insignificante essere umano come me si immerga nel mare torbido o nell'acqua più nitida non ha alcuna importanza, non fa alcuna differenza nel grande flusso dell'universo. Non è sempre facile, ma devo smetterla di intristirmi se il tempo è brutto, se l'acqua è torbida o se i luoghi che visito non rispettano determinati canoni estetici. La bellezza della natura è molto più profonda rispetto alla sola estetica. È la bellezza della vita, del cambiamento, della casualità. Sono immensamente felice di aver goduto di questo meraviglioso panorama sottomarino durante la mia ultima immersione alle Galapagos, proprio perché ora so che lì sotto quegli animali, del tutto indifferenti alla mia presenza, avrebbero trascorso una bellissima giornata anche se l'acqua fosse stata torbida. E chi sono io per giudicare l'apparenza del loro habitat? C'è solo una cosa che io posso fare qui: apprezzare la natura in qualunque modo essa si manifesti, senza lasciare alcuna traccia del mio passaggio. E con il cuore colmo di vita, con una prospettiva nuova e più ricca sul mondo animale, mi accingo a lasciare l'arcipelago delle Galapagos, diretta verso un ambiente molto diverso. Il viaggio continua la prossima settimana, quando entreremo insieme nella foresta amazzonica e scopriremo cosa significa vivere nella giungla.